In tutta la regione 3 miliardi in 4 anni, perché in realtà riguarda 4 bilanci della regione, sono una cifra molto importante. E mezzo miliardo su investimenti verso i privati, 2 miliardi e mezzo di opere pubbliche. È chiaro che c'è un'incidenza significativa dei fondi sisma che valgono circa 1 miliardo e 2, che quindi ha raddoppiato la quantità di risorse, ma comunque parliamo di cifre importanti anche al netto di questo valore. E investimenti che vanno in tutte le direzioni dal punto di vista delle connessioni, quindi per migliorare i collegamenti della nostra regione, dalla banda ultralarga agli investimenti sui collegamenti tradizionali come le strade, al progetto delle ciclovie, già finanziato per il 50% su 800 km di ciclovie. Altri finanziamenti invece sulle strutture, pensiamo alle scuole, oltre 500 scuole che hanno avuto il contributo della regione, edifici di messa in sicurezza di tipo sanitario, 430 milioni di investimenti su strutture sanitarie e quindi il portato di una quantità di risorse assolutamente significativa in grado di riattivare servizi e attività, qualificarli con un impegno che riguarda anche la provincia di Ancona, ovviamente, oltre 500 milioni, tenuto conto che l'incidenza qui dei fondi sisma è molto bassa, si tratta di una cifra assolutamente rilevante che ripercorre le stesse categorie che dicevamo prima. Quindi fondi che vanno in tutto il territorio, perché se immaginiamo la banda ultralarga è dedicata soprattutto alle aree interne cosiddette a fallimento di mercato per quanto riguarda la fibra ottica, una grande opportunità per imprese e cittadini. Così fondi che sono dati alla difesa del suolo, anche questi in gran parte verso le interne, piuttosto che i corsi del fiume, pensiamo all'attivazione finalmente di investimenti sul MISA, sulla zona attorno all'aeroporto a Falconare, adesso l'Aspio, quindi su situazioni critiche famose. Sono quelle risorse che permettono di ripartire nel caso del sisma, permettono di qualificare e mettere in sicurezza il territorio su temi sensibili come la salute o i ragazzini che vanno a scuola o se vogliamo quelli strategici in termini di connessione e sviluppo.